Allora, potrebbe essere la trama di uno dei tanti cinepanettone dei fratelli Vanzina, ecco, scegliamo dei registi a caso, magari con De Sica oppure Massimo Boldi, perché è davvero una vicenda tragicomica quella che è successa nella Perla delle Dolomiti, ma non solo, in tutto il Cadore. Parleremo anche più tardi con persone che sono ancora adesso al freddo e al buio a Falcade, ma questo è quanto. Un blackout causato da questa nevicata, peraltro nemmeno tanto eccezionale, con intervento poche ore fa degli uomini di Terna, 200 persone che hanno portato generatori, che hanno tentato di riparare i guasti là dove erano individuabili, insomma, e la situazione a Cortina adesso si sta normalizzando così a macchie di leopardo, però ci sono molti altri paesi che sono non solo ancora isolati da alberi caduti sulle strade e da più di un metro di neve, ma che sono ancora al freddo e al buio. E questo fa pensare, no, a quello che di solito si dice dei Veneti schiacciati dalla crisi, che spesso vengono in questo studio e che non hanno né luce né gas e sono al freddo perché gli staccano, perché non hanno pagato le bollette, e poi succedono queste cose abbastanza paradossali dove persino i VIP alla fine rimangono al buio e al freddo in questo paese dove c'è sempre qualcuno che vede una luce in fondo al tunnel, eh? La luce qualcuno la vede, ma per ora molti sono al buio. È il treno che sta arrivando in corsa. Allora, intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. Luciano Sturaro, leader del Movimento dei Forconi, buonasera Sturaro. Buonasera Giorgio Conte, buonasera. Movimento per l'Alleanza Nazionale, parlamentare, buonasera. Buonasera Franco Frigo del Partito Democratico, buonasera. Renato Boraso della lista civica Venezia Mestre Isole. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio Cancianna, buonasera. Europarlamentare come Franco Frigo per Nuovo Centrodestra PPE. No, lui per il centrodestra, io per il Partito Democratico. Frigo per il Partito Democratico. E buonasera a Sebastiano Bozio della Federazione della Sinistra, Consiglio Comunale di Venezia. Buonasera a tutti. Allora, io direi di partire con il servizio che riguarda appunto la nevicata e una prima testimonianza di chi appunto sta a Cortina da un pezzo. Vediamo. Tanta preoccupazione ma nessuna grave conseguenza. L'alta marea, annunciata come straordinaria, si è fermata a 115 centimetri. All'alba, alle 6, sott'acqua sono finite le parti più basse della città. Il livello di marea nei prossimi giorni dovrebbe calare. In centro storico i cittadini tirano un sospiro di sollievo. Lo stesso non si può dire per le centinaia di veneziani che stanno passando in montagna le vacanze di Natale. Su tutte le Dolomiti venete la situazione è critica. A Cortina è caduto 1,5 metri di neve. La Perla delle Dolomiti è rimasta isolata per 4 ore e senza corrente elettrica. Cortina d'Ampezzo si è svegliata al buio, come è stato per tutto il giorno della giornata di ieri. Ci sono stati ovviamente dei disagi per chi non aveva l'energia elettrica, non aveva il riscaldamento nei propri appartamenti, però diciamo che la vita va avanti, prosegue, le persone anche cercano di darsi da fare. C'è stato un grande lavoro, tutti abbiamo spalato, c'è stata una forma di democrazia dettata dall'emergenza per la quale tutti ci siamo messi all'opera per liberare le macchine, per liberare la circolazione. Lo struscio è rimandato anche se qualcuno non ha voluto proprio rinunciare alle tradizioni natalizie cortinesi. Qualche signora che forse lo stivale con il tacco 10 è meglio che non lo metta quando c'è una nevicata di oltre 1 metro, qualche signore che ne approfitta per sfoggiare una pelliccia un indumento un po' eccessivo, ci si chiede come si fa a vederlo quando c'è il blackout e non c'è nemmeno l'illuminazione pubblica, ma questo è quello che accade e fa parte dell'immaginario collettivo di Cortina. Possiamo vederlo, possiamo guardarlo anche con un occhio un po' ironico e ricomprenderlo nell'emergenza. Le notizie che arrivano da Cortina hanno scatenato intanto il popolo del web. Da Venezia si ironizza così. Matteo Secchi, tra i padri di Venezia.com, su Facebook lancia il numero verde per mandare gli SMS solidali da 2.000 euro a Cortina, precisando poi che in partenza da Piazzale Roma un furgoncino con i beni di prima necessità, come tartufi, aragoste e champagne.
Allora, servizio di Lorenzo Munegato. Renato Boraso, allora. Ma sai, più che preoccuparci dei VIP o dei presunti romani che sono lì in vacanza, io sono molto preoccupato delle tante famiglie normali, molti anziani delle valli del Cadore, del Comelico. Io ho sentito alcune persone che sono completamente isolate. Adesso io non so se sia possibile che per due tralicci saltati, tra l'altro anche in pessime condizioni, mi sembra uno verso Dobbiaco e uno sulla parte di qua, ci siano decine di comuni totalmente isolati dall'energia elettrica. Cioè, se anche su questo misuriamo il nostro paese direttore, cioè, io non so, lancio un appello che mandino oltre che i 200 di Terna qualcuno dell'esercito, del Genio Pontieri, insomma, avremo qualcuno che possa andare in aiuto, in soccorso di queste situazioni per ripristinare l'energia elettrica, perché io sono molto preoccupato di chi deve lavorare, di molti anziani, come tu ben sai il bellunese è anche fatto di molte famiglie in cui l'età, quindi trovarsi isolati e totalmente tagliati fuori. Mi pare, certo, che stiamo dopo due giorni, io mi auguro che domani venga ripristinato, anche perché diciamo che le previsioni del tempo fra due giorni non siano molto, molto felici, anzi tutt'altro. Sembra abbastanza incredibile, perché io veramente, più che della preoccupazione di VIP di Cortina, insomma, che proprio non ci interessano più di certamente te. Però sono veramente centinaia di famiglie tagliate completamente fuori da due giorni in molte valli, dalla valle di Zoldo alla valle del Comelico alla valle del Cadore e fin su a Cortina, per carità. Certamente speriamo che i disagi, però che qualcuno anche, ecco, la domanda, dico, le prefetture, vedi, io ce l'ho un po' su, sai, non so, non è per essere leghista o vuole esprimere un concetto, ma quando c'è il bisogno, io vorrei capire a Belluno il prefetto cosa sta facendo, perché oltre che i dipendenti di Terna che sono dovuti e devono intervenire per dovere di ripristinare le linee, c'è qualcuno che coordina la prefettura di Belluno questo stato di disagio, di difficoltà? Perché veramente c'è bisogno, se c'è bisogno dell'esercito e di corpi specializzati in queste situazioni di difficoltà, il prefetto deve coordinare, qua passano i giorni, nessuno sa niente, però abbiamo le prefetture, ne abbiamo tante in questo Veneto, e questa è la situazione, insomma, questa è la realtà. Nel frattempo però mi pare che i problemi rimangono, aggravati anche dal maltempo, e rimangono, direttore, sul territorio, non mi pare che ci siano grandi novità rispetto a quello che è. Anzi, ho visto che ci hanno regalato ancora l'IMU sulla prima casa, che su questa vicenda, direttore, spero che ci sarà spazio dopo di poter discutere, perché come no? È uno scandalo ancora questa TASI sulla prima casa, e che era veramente la vergogna per il Veneto, è una grande vergogna, perché pensare che migliaia di famiglie hanno sacrificato una vita per farsi la prima casa in tutto il territorio del Veneto e ancora avanti con questa TASI sulla prima casa già viene dichiarata sul reddito, e ancora colpiamo. Nel frattempo, direttore, c'è qualcuno che in tre mesi ha preso 2 miliardi e mezzo di plusvalenza in borsa, la Moncler, in 30 giorni, il gruppo di Del Vecchio 7 miliardi di euro in tre mesi, il gruppo di Berlusconi 2 miliardi e mezzo di euro in tre mesi, ma chi deve pagare le tasse? Chi fa plusvalenze in due mesi, o solo il lavoro, le pensioni, o chi ha una prima casa sacrificata, sudata, che costa tutti i santi giorni, perché comunque la prima casa costa alle famiglie? Non si capisce niente, continuiamo con questo andazzo. Allora, poverini sono rimasti al freddo, se si mettevano a spalare la neve si scaldavano, tantissimi sms, come era prevedibile su questa vicenda del blackout nel Cadore. Avrete visto anche un sms sull'assedio dei forconi alla villa di Giancarlo Galan. Vediamo il servizio, ci sono addirittura uomini vestiti con le divise della grande guerra. Vediamo. Col mio comando! Un cannone caricato con i fiori puntato verso la villa dell'onorevole Giancarlo Galan. La pioggia non ha fermato i forconi, che a Santo Stefano hanno improvvisato una protesta sotto casa dell'ex governatore del Veneto Aluzzo Attestino. In lontananza si apre una finestra, è Sandra, la moglie di Galan, che si affaccia per cacciare i manifestanti. Andate a lavorare, urla la signora inviperita, e la sua ira fa scatenare ancora più insulti. Siamo disoccupati o licenziati, la risposta dei forconi, che sempre più arrabbiati continuano a sparare stelle di Natale verso la villa. Il gruppetto arrivava dal presidio di Ponte Barbarano nel Vicentino, che riunisce i forconi della zona dei Colli.
Colli. Per domani hanno in programma un'iniziativa simile nei confronti di un deputato del PD residente a Poiana Maggiore. Intanto continuano i presidi nel Padovano. In zona industriale è comparso anche un manichino impiccato sopra la tenda ribattezzata Caffè Presidio. Allora, Luciano Sturaro, l'abbiamo vista durante la manifestazione di fronte alla sede di Equitalia. Cosa state? Ci sono ancora i presidi così come erano? Si è modificata la situazione? Sì, i presidi continuano così come erano. Le attività si sono un po' ridotte per le festività, però decisamente continueranno e ci sarà una ripresa notevole delle attività subito dopo le feste qui di Natale e di Capodanno. Quindi faremo delle iniziative abbastanza eclatanti. Cosa prevedete? Ancora solo presidi, altre manifestazioni? No, altre. La pressione sul traffico diminuirà sicuramente. Lasceremo scorrere il traffico normalmente e ogni oretta faremo un quarto d'ora di blocco, 10 minuti e un quarto d'ora di blocco totale. Questa è l'azione che faremo sul traffico. Poi faremo azioni sul territorio, davanti a scuole, davanti a università, davanti a mercati, davanti a aziende in crisi. E poi faremo azioni specifiche anche nei confronti di aziende in crisi e non, in cui proporremo delle agitazioni coordinate di notevole impatto. Allora, reato di clandestinità, io presidente del Tribunale condanno il signor Coso, proveniente dal Coso, all'espulsione nel suo paese del Coso, dove nel paese della Bossi-Fini. Qui parliamo di immigrazione, un altro tema di scottante attualità. Franco Frigo, allora anche a Bruxelles ho visto manifestazioni, insomma ci sono molti focolai, molte proteste. Che cosa è una situazione che riguarda anche l'Europa, cioè c'è un malcontento che riguarda un po' tutti i paesi e tutte le fasce deboli, o che cosa sta succedendo? Intanto mi pare, insomma, l'Europa non mi pare interessata a manifestazioni tipo quella italiana. Ci sono altre manifestazioni, semmai quella di Bruxelles era in antitesi rispetto al meccanismo italiano. Ma però ecco, io non sarei così, come dire, ironico e leggero sulla questione del blackout di Cortina, ecco. Cioè, voglio dire, non è che noi possiamo svilaneggiare un posto che ci porta anche in tratto e soprattutto anche per la presenza di stranieri, ecco. Io su questo sarei un attimo meno banale, ecco. Io vorrei che nessuno restasse al freddo, né i poveri né i ricchi, ecco, ma mi auguro che si sia fatta un'inchiesta su questa questione, perché non è pensabile che resti 2 giorni e addirittura ci sono ancora zone senza corrente elettrica. Ecco. Teniamo conto che la settimana scorsa c'è stata la bocciatura dell'elettrodotto Dolo-Padova, nel tratto Dolo-Padova. Il tema delle, fra virgolette, delle autostrade elettriche è un tema che interessa molto il nostro paese, in cui non ci siamo più dedicati, l'abbiamo abbandonato, convinti che sia una questione marginale, ecco. Invece è una questione essenziale se vogliamo garantire un minimo di energia. Però qualche responsabilità ci deve essere, non solo sui ritardi dell'intervento, secondo me, ma anche perché siamo arrivati a questo livello. Quindi mi auguro appunto che Zaia, che è sempre molto presente ma non parla in questi giorni, oltre che a dare ragione in Forconi, si attivi anche per verificare cosa è successo. Beh, non è che possiamo di fronte all'Europa fare questa figura, ecco, di un'Italia a un livello così banale, insomma, ecco, anche di qualità di intervento, di situazione delle infrastrutture. Quindi in questo senso mi sento di dire che rischiamo ancora di fare brutta figura in Europa. Ecco. E non è un fatto positivo, perché che si parli male di Europa si può capire. Normalmente si parla male perché non si sa nulla dell'Europa e si pensa che tutti i nostri problemi siano europei, mentre sono tutti i nostri problemi. Ma l'Europa comunque esiste, comunque va avanti, non è che perché noi qui parliamo male di Europa abbiamo risolto il problema. Un'Europa o ci si è o si esse, non è che si può stare così, con quella superficialità tipica anche del blackout che è successo a Cortina. Secondo me questi sono dati che un paese moderno, tra l'altro ancora all'ottavo posto nella graduatoria mondiale per PIL, possa comportarsi in questo modo.
Io su questo sarei un po' più preoccupato, ecco. Allora, onorevole Cancian, tantissime sms anche stasera. Sulla, per quanto riguarda l'Europa, lei ritiene che ci possa essere, diciamo, una crescita proprio in vista delle europee, dei movimenti degli euroscettici, insomma, no? Ce ne sono tanti, c'è la Le Pen, insomma, che ogni tanto si coagulano, per esempio attorno, adesso Salvini sta facendo una battaglia contro l'Europa, contro l'euro. Ma qui è molto ampio il ragionamento, no? non vorrei allargarlo troppo, no? Io penso che l'Europa oggi deve essere conosciuta di più, primo punto. Secondo, io credo che ha delle responsabilità, ma che dovrebbero essere un momentino divise, perché mi sembra che ci sia quasi uno scaricabarile, no? Per dire, questa istituzione che è lontana, che non si conosce, quindi si scaricano anche proprie responsabilità e tante proprie responsabilità. Sull'Europa che dice, state attenti che quando si vive assieme bisogna cercare che ognuno faccia la propria parte e metta a posto i propri conti, io credo che sia un dire, diciamo, buono, che abbia un fondamento e che noi continuiamo ad aumentare quel numeratore e quel debito, pur sapendo che il PIL da anni è non in stagnazione ma è in recessione. Quindi è come un'azienda che diminuisce il proprio fatturato e continua ad aumentare le proprie spese, cioè io non riesco a capire come si possa mantenere questo livello. Non sappiamo da tanto tempo noi trovare e mettere in pratica una soluzione che abbia da smantellare, uso questa parola forte per poter farmi capire, per non dire le solite riforme eccetera, ma che abbia la volontà politica di rivedere tutto il sistema istituzionale, ma in maniera molto forte, e nello stesso momento cercare di andare fino in fondo a tutto ciò che si può risparmiare. Sembra che qualche passaggio lo si stia facendo, non so se è troppo tardi, non so se è troppo poco sicuramente. Io credo che il tempo qui non è una variabile indipendente, e quindi c'è qualcosa che brucia, quindi questa casa che brucia, e noi non sappiamo assolutamente, non abbiamo saputo adeguarci in passato, e oggi presi da un sistema frenetico, diciamo su un sistema sociale che si sta, come si può dire, accalorando molto fortemente, è un sistema politico che non è riuscito a rinnovarsi, c'è veramente una confusione atroce, e anche sulle proposte eccetera. Io sono convinto che se l'Europa riesce a mettere in campo, ma nel breve, oltre a aver detto quello che ha detto, quindi quel rigore che ha cercato di mettere in campo per tutti, se mettesse in campo anche un po' di politica economica, monetaria e espansiva, io credo che con un PIL che non sia più recessione ma che abbia un punto o due di positività, io credo che le cose cambierebbero da un giorno all'altro di umore, e si andrebbe verso quella che potrebbe essere una maggior fiducia e una maggiore speranza per il prossimo futuro. Questo è il mio obiettivo. Se dall'Europa riusciamo a fare questo, e se dall'Italia si riesce a lavorare su questo numeratore della spesa, io credo che riusciremo a portare nella giusta via, diciamo, tutto il nostro sistema. Certamente che se ognuno di noi, perché quello che dico, o che parlano male dell'Europa con tutti i suoi difetti, perché se lei fa una trasmissione qua io ci vengo volentieri a parlare di tutti i difetti dell'Europa, ma dire che l'Europa non serve, che l'euro non è la nostra rovina ed è un disegno criminoso, io questo non posso assolutamente accettarlo, perché oltre a questo mi aspetterei anche che mi dicessero qualche altro numero e qualche altro risultato che potrebbe essere conseguenziale a scelte di questo tipo. Grazie.
Allora, Shalabaya va libera, ingerenza, Bonino vergogna, questi nostri Marò che sono italiani. Allora, vediamo un servizio adesso da Treviso e da Padova, uno scambio di panettoni in un presidio e al plaza del capoluogo padovano. Vediamo. Di riso, tante di zucchero, cioè, questi e 54 sono... kg di pasta. Ieri sera una signora mi ha portato una spesa che c'è un po' di tutto, ma non meno di 100 euro quella spesa là. Loro sono in presidio anche a Ponte della Priula dal 9 dicembre, data da cui hanno preso il nome per combattere un sistema che sta mettendo in ginocchio gli italiani. Eppure hanno trovato ugualmente la forza di donare generi alimentari ai veneti schiacciati dalla crisi. Un gesto che sottolinea la grande generosità di queste persone per chi ha più bisogno. Gli esponenti del presidio di Ponte della Priula non hanno avuto un attimo di esitazione. Loro, forti e fermi nelle loro intenzioni per quanto riguarda il presidio allestito da giorni. E vogliamo arrivare a un punto, cioè cambiare questo governo che ci ha mangiati fino all'osso e ormai non ne possiamo più. Loro, accusati dai commercianti della zona del calo di vendite a causa dei rallentamenti stradali durante le proteste. La nostra protesta non è stata contro i commercianti del posto, ma è stata contro lo Stato. Noi siamo invece, appoggiamo i commercianti della zona, la merce che loro dicono di aver buttato via potevano anche loro donarla a chi ne aveva più bisogno. Loro, forti anche quando si tratta di donare per il bene del prossimo. Raccoglieremo altri soldi perché c'è molta gente disponibile a darne per gli altri e richiameremo Rete Veneta per poter dare a loro l'altra merce che andremo ad acquistare. Solidarietà incrociata perché oggi Mirella Tuzzato ha portato i panettoni del Banco Alimentare di Rete Veneta ai lavoratori in sciopero dell'Hotel Plaza di Padova che non ricevono lo stipendio da mesi e per loro è stato un Natale di rinunce. Noi ci sentiamo come una grande famiglia all'interno, è da tanti anni che siamo qui. Ecco qua ragazze, della solidarietà di Rete Veneta. Allora, siamo collegati telefonicamente con Alessandra Morgagni, è una veneziana che si occupa di pubbliche relazioni, che adesso è a Falcade, uno dei comuni che sono al freddo e al buio. Buonasera, buonasera. Buonasera direttore. Buonasera, allora ci racconti un attimo che cosa è successo e se adesso siete, che cosa sta succedendo in queste ore. Allora, in questo momento buona parte di Falcade ha ricevuto la luce, anche se invece alcune frazioni al di fuori di Falcade e una parte del paese sono ancora al buio. Questo grazie a dei generatori che sono stati portati in giornata e un po' alla volta vengono riattivati. Per tutta la giornata di ieri, dalla notte di ieri e per tutto il giorno e per alcuni abitanti ancora per la giornata di oggi non c'è luce, quindi non c'è riscaldamento e il paese è al buio. E per quanto riguarda la circolazione, le strade sono... Allora, la nevicata qui a Falcade non è stata così forte, ci sono stati 35-40 centimetri di neve, questi sono i dati che ci ha dato l'ARPAV. E era neve molto bagnata che si è anche molto sciolta perché le temperature non sono così basse e quindi la circolazione è assolutamente buona e non ci sono problemi lungo le strade. Il passo San Pellegrino è ancora chiuso, però in paese sia a Falcade che a Canale d'Agordo, nei paesi di Mitrofi, non c'è alcun problema di circolazione. Certo. Le risulta che siano tornati indietro, sono tanti veneziani per esempio che vanno a Falcade, c'è chi è tornato indietro, chi ha preferito come a Cortina cercare di allontanarsi? Assolutamente sì, oggi molte persone hanno deciso di per la propria vacanza e di entrare in città perché erano assolutamente al freddo. Questo purtroppo è un problema anche per gli abitanti di Falcade che volevano, che intendevano lavorare col turismo in queste settimane, anche perché oggi per esempio gli impianti di Falcade non erano funzionanti si pensa che saranno funzionanti domani, però questa è un po' la situazione ad oggi, c'è un calo irreale, uno strano silenzio. Certo, no, dico sorrido, ma insomma è davvero abbastanza grottesco che nel 2014 si ritrovi in queste situazioni. Grazie Alessandra Morgagni, grazie molte. Prego, arrivederci. Grazie, buonasera. A presto. Arrivederci.
Allora, tornando così a bomba sulla politica, oggi si sta parlando molto di questo decreto Salva Roma che il governo Letta a un certo punto ha ritirato, e poi c'è la richiesta di impeachment Giorgio Conte per il presidente Napolitano, no? Grillo vuole fare l'impeachment, e soprattutto c'è adesso sulla rete una richiesta di spegnere il televisore il primo dell'anno, quando Giorgio Napolitano farà il suo discorso. Sì, siamo al solito alla politica spettacolo, alle sensazioni, alla sensazionalità di alcuni annunci che poi si rivelano col fiato corto, assolutamente col fiato corto, senza alcuna prospettiva. Io capisco, ed è più che legittimo, che in Italia cresca questo sentimento di rabbia, di contestazione, che utilizzi tutti i mezzi possibili e immaginabili, intendo dire nell'ambito del rispetto reciproco e della civiltà, per destare l'attenzione dell'opinione pubblica. Però devo dire che da Grillo e da altri gruppi analoghi, diciamo così, proposte serie, concrete per cercare di uscire dal tunnel dove, lei diceva poco fa, qualcuno vede la luce ma non si capisce quale luce possa vedere, proprio possa aiutare in qualche modo il Paese. Ha ragione chi ha parlato prima di me, i problemi dell'Italia sono tutti italiani. Certo, l'Europa non ci aiuta con provvedimenti che possono essere o possono andare in favore della uscita della crisi, ma governi di centrodestra e di centrosinistra si sono succeduti grosso modo quasi con la stessa durata di tempo. Le opportunità per fare le grandi riforme di cui parlava Cancian poco fa ci sono state. Se il debito pubblico italiano è arrivato a cifre quasi impossibili da scrivere, non lo si deve certo alla Merkel, con la quale ovviamente abbiamo un confronto come paese piuttosto animato, e mi fa anche sorridere il fatto che molti italiani abbiano indicato la Merkel quasi come un nemico da abbattere. Io vorrei pensare, se l'Italia avesse avuto un Presidente del Consiglio all'altezza della Merkel, probabilmente non saremmo qui a piangere i disastri dei decenni scorsi che ci hanno ridotto in queste condizioni. Una parola anche su Cortina, perché certo, abbiamo appena sentito il servizio, anzi la telefonata. Mi aveva molto incuriosito il fatto, così come ha incuriosito molti italiani. Ieri sono stato incollato alla televisione per cercare anche di capire quali fossero i problemi. I problemi, come molti sanno, anzi come tutti qui dentro sanno, si tratta di una rete vetusta, obsoleta, vecchia, che non ha subito le necessarie manutenzioni, addirittura non ha subito gli ammodernamenti. Non ho sentito dai responsabili di Terna una parola di scuse, e questo lo ritengo gravissimo, perché tutto può accadere anche che un albero si abbatta su un traliccio e che provochi anche dei danni, ma che nessuno abbia chiesto scusa per l'incuria della rete ad alta tensione gestita da Terna, e che abbiano aspettato quasi 24 ore per mandare su 200 operatori, perché mi sento parlare di 200 operatori sul posto a lavorare, è veramente incredibile. Probabilmente un ministro in altra epoca si sarebbe dimesso. Io non chiedo che l'amministratore delegato di Terna si dimetta, ma che vada in televisione a chiedere scusa, Da 1 milione di euro. Sentivo anche dire dai giornalisti sul posto che tutto sommato i cortinesi più di tanto non soffrono, perché sono abituati anche a temperature ben più rigide, e che quindi le sofferenze sono indotte solo ed esclusivamente ai turisti. Però quello di cui sono preoccupato è dell'ennesima figura che l'Italia fa nei confronti del mondo, perché credo che l'immagine di Cortina, o questa notizia su Cortina, sulla perla delle Dolomiti, come lei l'ha definita giustamente, abbia fatto il giro del mondo. L'ennesima brutta figura dell'Italia che proprio in questo momento non ci voleva. Oh, tempesta annunciata, direttore, perché sapevamo tutti la famosa tempesta perfetta, tempesta che sembra arrivata il giorno tot e le ore tot, lo sapevano tutti, tranne che quelli di Terna, perché non lo sa. 1 milione di euro di stipendio netto per l'amministratore delegato, si vede che è ancora poco.
Diamogliene di più, direttore, perché ne hanno bisogno di più a Roma, di stipendi più grossi ancora. È sempre il presidente della, ex presidente della RAI, credo, l'attuale presidente. Ma sì, no? È gente che ha bisogno, tutta gente che ha bisogno. Allora, Sebastiano Bozzo. No, ma insomma io credo che questa situazione si è creata, appunto, verrebbe facile anche un po' di ironia, no? Sui ricchi, i VIP, eccetera. In realtà, insomma, mi riesce difficilissimo, nel senso che qui non è appunto una situazione simbolica che è successa, è una diciamo disfunzione strutturale del paese che si mette in evidenza in questa tempesta di Natale, che però va a colpire appunto un'area vasta, la nostra montagna. Mi viene da dire, insomma, che a Natale nevichi nelle Dolomiti, sulle Dolomiti non mi sembra, diciamo, una grande novità, una cosa, una fortuna, anzi gli anni scorsi ci avevamo disabituato un pochino, ma voglio dire, la neve in questo periodo è la manna che cade dal cielo e che serve a sostenere un sistema. Purtroppo penso di non dire una cosa così che sconvolge anche qui, ma sulla montagna da decenni ormai si è disinvestito, e non solo sulla montagna. Insomma, io sono in disaccordo, insomma, con chi è intervenuto prima di me, che ha individuato nel tema della spesa pubblica il grande male di questo paese. Io credo che la spesa pubblica dovrebbe essere il volano positivo per far crescere il paese, e se il nostro PIL è in difficoltà con il fiato corto da anni è perché si è cominciato a tagliare spesa pubblica produttiva, magari mantenendo invece quella spesa pubblica improduttiva che sono gli stipendi dei manager d'oro. Non si riesce a creare un sistema fiscale che sia non equo ma giusto, cioè in questo paese c'è una massa di cittadini che paga troppo e c'è una elite di cittadini, magari speculatori, che paga troppo poco e che qualche volta neanche paga. Allora, io credo che su questo noi dovremmo capire, e il modello di Europa che abbiamo in mente, ciascuna delle forze politiche che è seduta qui attorno, non è una cosa indifferente. Cioè c'è chi il modello di Europa basata sull'austerità l'ha sostenuta, la sostiene tuttora, nel rispetto anche alla coerenza. C'è chi, come noi, voglio dire, questo modello d'Europa lo avversa perché crediamo che sia necessario invece mettere in piedi, mettere in essere un'altra Europa. Cioè, e non è un caso se alle prossime elezioni europee il nostro candidato alla presidenza della Commissione europea sarà Alexis Tsipras, cioè il leader della formazione greca, che sta chiedendo di mettere un termine alla Europa dell'austerità, disobbedendo ai trattati, andando contro i trattati e quindi, insomma, rimettendo al centro il diritto del cittadino e lo sviluppo, perché di questo stiamo parlando, insomma, lo sviluppo di opportunità di lavoro, di benessere diffuso. Cioè, voglio dire, su Cortina, che appunto cade 60 centimetri di neve, cioè la signora che ha parlato da Falcade prima, cioè ha parlato di 45-50 centimetri di neve a valle, cioè cose che in altre epoche si sarebbero messi a ridere i cortinesi, voglio dire, no? A gestirle. Se oggi è metri che ne veniva qualche anno. Voglio dire, se oggi diventa un dramma, cosa significa? Significa che qui abbiamo un sistema impazzito, e far impazzire questo sistema significa mettere a rischio migliaia di posti di lavoro che già oggi sono precari, perché vuol dire la montagna da anni stenta a decollare. Già oggi il Natale è stato salvato grazie all'arrivo di russi, cechi, sloveni, cioè voglio dire, di questo stiamo parlando. Far saltare il Natale, il Santo Stefano, significa mettere a rischio posti di lavoro, perché appunto magari si investe in una direzione sbagliata. Non credo che Terna appunto ha sicuramente una gestione alle grotte a Boraso, credo che ci sia anche un problema proprio di come si investe in questa cioè produttivamente, no? Ma allora io volevo tornare, ha ragione l'eurodeputato Cancian, i problemi non sono sono nostri, direttore, ha ragione Cancian, sono qui dentro il nostro paese, perché vedi, direttore, cioè
è incredibile che tutto un territorio che comunque tutti sanno che il momento quando nevica c'è un'economia che riparte, si sposta, arrivano stranieri, ma in tutto il Cadore, in tutta la Val Zoldana, in tutto il Comelico ci sono persone, chi ha la seconda casa, chi arriva negli alberghi, e comunque un'economia che si muove, che produce IVA, che produce IRPEF, che produce reddito. Siccome questa tempesta la sapevano tutti, tutti direttore, ma è possibile? Ma tutti sanno, come tu hai detto, ho sentito alcuni interventi a livello televisivo, si parla di alcuni tralicci che tutti sapevano che erano in pessime condizioni da anni, non da mesi, da anni. Ma è possibile che in un paese come il nostro, che dovrebbe vivere di enogastronomia, di turismo, non riusciamo a garantire le strutture che sono tra le più produttive al mondo? Perché hanno ragione in forco, guardo qui, ha ragione, ma i problemi non sono fuori, sono qui nel nostro paese, dove, che capisci, io non posso, direttore, cioè qui bisogna dirci la verità ogni tanto, ha ragione Canzani, qua sono dentro al nostro paese, io, sai che siamo a dicembre, è lecito che chiunque di noi chieda di fare il bilancio dopo un anno? Allora, di chi sta il governo? Te lo dico anche a te Franco Frigo, sai che io non sono di quelli, ma mi sto un po' pentendo, perché ho detto che io farò la mia verifica come tutti gli anni alla fine della... Sono uno di quelli che ha creduto nel governo delle larghe intese, ci credo ancora, perché in Germania sono usciti dal disastro economico grazie al governo delle larghe intese. Ma qua possiamo fare un bilancio, Franco, in maniera onesta, e dire che non siamo riusciti a un anno dalle elezioni a imbastire nulla? Se no una confusione, io è giorni che vado in banca per diversi motivi di azienda, direttore, non ti sto qua a spiegare, qua scadono gli F24, sti anziani tutti là con l'F24 della Tares. Possibile che un paese civile non abbia, avevamo delegato i comuni a incassare la Tares tramite le aziende partecipate, di mettere questa cosa a carico della bolletta complessiva, e dopo sarebbe stato il comune a versare lo Stato? Niente, cioè, migliaia di persone lì alle poste, sti anziani che poi non hanno capito molto il significato di sto F24, c'è la gente che impazzisce lì in coda, che bloccano poste, bloccano banche. Io non so, ma dove vive sta gente a Roma? Dove vive? Io mi domando, dove vive? Io non conto niente, perché sei direttore, sono consigliere comunale e non conto niente. Mi sto anche disinnamorando della politica, sei direttore, ultimamente, perché mi fa veramente da piangere il sistema. Perché i problemi, ha ragione Canciano, sono nel nostro paese. Fanno bene, io, tu sai, i forconi ho portati 10 mesi fa, forse tu non so se lo sa, mesi che li porto qua, perché sarebbe stato inevitabile. Non l'ho visto, ma è inevitabile, e siete anche buoni, perché sta gente che ha la disperazione, che non ha le aziende, non riesce a pagare gli F24, dipende, siamo anche buoni noi veneti, dico i veneti, siamo anche buoni. Perché qualcuno deve andare a Roma e bruciare come Nerone a Roma, fra poco arriveremo, sai. Se, Franco, non riusciamo dopo un anno, si colpisce sempre la casa, prima, seconda, terza, non riusciamo a togliere la pressione fiscale su stipendi dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni. Nel frattempo, te lo dico, non perché io voglio essere più a sinistra di te, io non posso accettare che un bravissimo veneto come Del Vecchio faccia 7 miliardi di euro in 3 mesi di plusvalenza, che il gruppo Berlusconi ne faccia 2,5, che la Moncler faccia 2,5, è avanti di questo passo. Ma dove sta il problema? Che... Ma scusi, ma dove sta il problema? Non c'è un problema. Perché è un privato che guadagna No, Sturano, sbagli, perché se questo privato paga il 22% e io pago il 68%, non ci sto più in questo Stato. No, sbagli. Perché ho scoperto, Sturano, allora, ho scoperto leggendo. Questo è il problema, non è la plusvalenza, è la redistribuzione della tassazione che non va in questo paese, e da un anno a sta parte nessuno decide. Ho scoperto leggendo, perché la mia città ha messo in vendita la gestione del casinò, ho scoperto leggendo le relazioni della KPMG, noto soggetto di fare relazioni, che il nostro paese ha la tassazione più bassa al mondo se gli incassi dal casinò. Capisci? Sui giochi di qualsiasi tipo paghiamo solo il 10%. Chiunque abbia un esercizio commerciale, abbia una macchinetta dentro e fa incassi, e ne fa molti perché gli italiani continuano molti a rovinarsi, paga solo il 10%, neanche la Turchia. Lui qui è testimone, il consigliere qui, mio collega, c'è da rimanere shock. No, io non posso pensare che ho qualcuno in famiglia che eroga 1200 euro di stipendio a un lavoratore dipendente in agricoltura e ne paga più del doppio di contributi.
e nessuno mette mano su questa vicenda, però abbiamo delle situazioni incredibili. Sui casinò si paga il 10%, sulle plusvalenze si paga il 22%, cioè qualcuno deve porre rimedio, perché altrimenti, siccome escono, continuano a uscire 810 miliardi di euro all'anno sulla spesa corrente, di cui 410 vanno in pensioni, e su questi 410 io sarò, non voglio essere di Grillo, sai Franco, però ci sono 14 miliardi di euro in super pensioni. Possiamo decidere, come ha fatto la Merkel, che eroghiamo solo le pensioni fino a 6.000 euro nette, e se ne risparmiamo 8 miliardi di euro da questa operazione, togliamo l'IMU sulla prima casa, dimizziamo l'IRAP e magari aumentiamo le pensioni, quindi a 400 euro al mese. Scusi. Ci si possono fare delle scelte, è che no, ma come si può fare con questo bilancio? Coraggio, in questi anni le scelte le hanno fatte i partiti che stanno facendo. Ma come no? Nel senso contrario, sì, le hanno fatte. Cioè, se ci sono i governi che scelgono di tassare appunto il gioco al 10, le transazioni finanziarie, con questa politica e queste istituzioni. Lo Stato va in malora, questa è la realtà. Allora, permettete, ti do ragione, e mi dai ragione. Che strano, adesso che siamo in piazza noi tutti ci danno ragione. Ma comunque, l'ho detto prima, facciamo la nostra azione. Allora, io credo che Monti e Letta siano la vergogna di coloro che li hanno messi là, siano la vergogna anche della Bilderberg che li ha voluti là, del Presidente della Repubblica. Sono una vergogna, perché l'unica cosa che dicono è: c'è la luce, c'è la ripresa, c'è la luce. E gli italiani, stati e calmi, c'è la ripresa. Siete populisti se fate questo, se dite questo. È solo una vergogna, cari italiani. Dovete svegliarvi. Letta e Monti, con il loro superiore Napolitano, sono una vergogna. Ed è ora che vi svegliate. Vedete, noi paghiamo tasse da morire. Tasse da morire. E dove vanno le tasse? Tutta in spesa corrente, perché il paese non si fa manutenzione del paese, non si fa manutenzione delle strade, non si fa manutenzione dei fabbricati usati dai dipendenti pubblici, scuole, caserme, non si fa manutenzione, non si fa manutenzione del territorio. Al primo evento atmosferico un po' superiore alla media, e direi a volte anche che rientra nella media, l'Italia crolla. Questa è la realtà. Questo Stato è morto, dovete prenderne atto, cari italiani, e dobbiamo ricostruirlo, non certo con la politica di questi signori qua, perché questi signori qua non fanno altro che mangiare con la politica, ma non risolvono il problema vostro. Io ci andrei piano a fare un fascio, sì. Devo dire che non ho visto mai forconi che si lamentavano quando per esempio noi andavamo in piazza a dire che fare il MOSE era una porcata, che fare la TAV era una porcata, che bisognava fare invece i treni per i pendolari, insomma c'è una storia che non è che e comincia finché dite mangiate, scusi. Finché dite mangiate. No, guardi, forse così, io ho visto alcuni presidi che magari qualche manciatina in questi anni se l'è fatta, ma la persona che ha di fronte proprio lasci perdere, la forza politica che rappresento lasci perdere, qui c'è da fare con attenzione un'analisi di quella che è la situazione. Ma rappresenta un partito extraterrestre lei? Come? Un partito extraterrestre rappresenta? Un partito rappresento che ha una politica di decenni, l'ha detto il direttore, Federazione della Sinistra, Rifondazione Comunista, quindi guardi, non siamo extraterrestri ma quasi, siamo molto extraparlamentari, quasi quanto voi, voglio dire. In questo paese c'è una storia precisa di responsabilità sulle scelte, su questo dissento del ragionamento di Borasio, che per resto insomma mi stupisce sempre, parla quasi che potrei sottoscrivere certe cose, ma voglio dire, ci sono state fatte scelte precise, e c'è chi era contro questo tipo di scelte, cioè chi era contro l'Europa dell'austerità, chi era contro l'Europa di Monti, di Napolitano, e l'ha votato in Parlamento. Quindi lei vorrebbe più debito, lei vorrebbe più debito. Io vorrei più spesa pubblica produttiva, certo che sì, fare investimenti, creare posti di lavoro. Noi siamo in un paese, certo, perché così si fa nei paesi civili. Guardi, in questi anni la spesa pubblica è stata tagliata, se cresce il disavanzo tra la spesa
e il PIL che noi produciamo in questo voi paese, che si è fermato, abbiamo svenduto l'Italia con la vostra politica di sindacati. Nostro paese. Voi avete alimentato la spesa pubblica con la vostra politica di sindacati. Guardi, adesso capisco perché davanti alla Fincantieri gli operai non si sono uniti al vostro presidio. Perché finché fate questi ragionamenti. Non si preoccupi, si uniranno. Ma guardi, allora, non credo. Franco proprio. Frigo, Giorgio Conte, poi anche ovviamente. Prego, Frigo. Io posso essere d'accordo con tutte le osservazioni, nel senso della sottolineare il disagio, la difficoltà, la crisi che ci sono, la necessità di cambiare, però i cambiamenti si fanno facendo dei provvedimenti, i provvedimenti hanno bisogno di maggioranze, questo è un tempo al tema. Sì, ma possiamo dire 30 anni quanto vogliamo, ma non è che voglio dire buttando per aria tutto. Fate il movimento i forconi, voi cosa pensate di fare? Un colpo di Stato? Cioè, voglio dire, bisogna trovare un sistema, no? Per andare incontro a questo paese. E, cioè, ci si presenta alle elezioni, si prendono i voti, certo che no, se... No, noi no. Perfetto. Quindi manterrete la protesta e avremo praticamente come il caso di Grillo, che fa tanti bei discorsi. Poi quando assumersi le responsabilità non c'è, vedremo. Non vota i provvedimenti, non so io come si faccia a fare modifiche in questo paese. Non si riesce a costruire una maggioranza perché nessuno mai vince le elezioni, questo è il dramma, perché c'è sempre un equilibrio nella situazione, ognuno pone condizioni rispetto ad alcune questioni e quindi è difficile fare le modifiche. Si si è rincamminati per modificare la Costituzione perché è chiaro che la doppia Camera è un elemento di blocco del sistema, non c'è ombra di dubbio, anche la vicenda del Salva Roma nasce da questo meccanismo perverso della doppia Camera, che vogliamo o non vogliamo, è inutile che continuiamo sempre a fare questi tipi di ragionamenti. Cioè, per tirare via la doppia Camera bisogna modificare la Costituzione, per modificare la Costituzione ogni volta che si parte poi qualcuno rompe, vedi il caso di Berlusconi, l'ennesima volta che rompe dopo che si era impegnato a modificare la Costituzione. Ha cominciato con la bicamerale di D'Alema, se qualcuno si ricorda, nel momento in cui si andava a fare la modifica della Costituzione, ha interrotto la situazione. Grillo manco se ne assume la responsabilità, cioè questo è un paese che ha queste difficoltà. Cioè, è inutile che noi continuiamo a imprecare, possiamo imprecare quanto vogliamo, ma se non costruiamo maggioranze per modificare questa situazione, non so io come ne andremo fuori, cioè, voglio dire, vabbè, protestiamo tutti. Come ci pensate voi? Col colpi di Stato, come ci pensate? Con una rivoluzione. Con la rivoluzione come si fa? E poi ricostruiremo il paese. E come si fa la rivoluzione? Come si fa la rivoluzione? Questo è il problema. Perciò. Il paese crolla da sé. Ah, beh, voi siete contenti che crolli? No. Io invece, è la certezza in cui voi avete portato il paese. Io devo dire che il paese non crollerà. Italiani, non noi. Io devo dire che il paese. Voi rappresentanti di una politica che ha sempre votato qualcuno, no? Il paese. Se non è una responsabilità. Guardi, io sono convinto che il paese non crollerà. Perché sono convinto che c'è un senso di struttura di paese. Non siamo un paese al default, né siamo un paese. Diciamo, chiedetevi se la vostra pensione, i vostri vitalizi compatibili con le casse dello Stato. Penso che neanche la Grecia è crollata, io credo che tutto sommato qualcuno dovrebbe guardare Kiev e rendersi conto che cosa vuol dire Kiev, ecco. Cioè affamati molto più di noi, alla promessa di 20 miliardi dei russi ogni anno a fronte di 5 miliardi dell'Europa per i prossimi 7 anni, manifestano per entrare lei in Europa. Lei non conosce la realtà. No, non conosco la realtà. Come non conosco la realtà? Allora, mi dirà mica che l'Ucraina è messa meglio dell'Italia, adesso, perché allora, dal punto di vista economico. Sentiamo Giorgio Conte, poi sì. Antonio Cancian. Premesso che non credo affatto che Letta sia al servizio di qualche potentato europeo di turno, credo che questo appartenga alle favole metropolitane di cui si sa, lo dice lei, guarda, e lo leggo nei blog in cui la libertà del web, che io rispetto pienamente, accetto di leggere di tutto, anche le sciocchezze, e questa io personalmente la ritengo una sciocchezza, dopodiché siamo in un paese libero, credo che lei rispetti, ma no, guarda, io faccio, sono un libero professionista, faccio l'ingegnere, pago le tasse come tutti. Premesso questo, e premesso anche che la mia storia viene da destra, da una destra anche antica,
e che non avrei nessuna buona ragione per sostenere il governo Letta. Devo dire anche che, come diceva prima il collega, una certa buona intenzione al governo delle larghe intese l'avevo data semplicemente perché sembrava non ci fossero alternative. A fine anno si traccia un bilancio, come è già stato detto, il bilancio è nettamente negativo e mi domando effettivamente che senso abbia mantenere in piedi un governo che non ha il coraggio di affrontare i temi veri, che sembra, come diceva Andreotti, che tira a campare piuttosto che tirare le cuoia. Allora, il tema oggi, secondo me, proprio per affrontare le riforme che siano fattibili da una maggioranza politica che si assume le responsabilità delle scelte, è quella della legge elettorale. Io oggi sarei assolutamente favorevole a sostenere ancora per qualche settimana, per qualche mese, qualora ce ne fosse la necessità, questo governo che metta come prioritaria la legge elettorale. Guardate, lo dico a chi ci ascolta, non per un'alchimia tutta politica, ma perché c'è il rischio concreto che con questa legge elettorale oggi si rovesci il governo, si vada a votare e ci si trova esattamente nelle stesse condizioni iniziali, esattamente nelle stesse condizioni del 26 febbraio. Allora, per evitare questo ci vuole chiarezza, consegnare ai cittadini veramente la facoltà di scegliere una maggioranza politica, e la maggioranza politica si sceglierà effettivamente il programma elettorale prima, di governo poi, per affrontare le riforme. Perché dico questo? Perché per par condicio, Frigo ha fatto bene a ricordare che la bicamerale è stata fatta saltare da Berlusconi, ma io che sono tutto fuorché berlusconiano, e il direttore lo sa bene, e pur essendo di destra, per aver appartenuto sempre alla destra politica di questo paese, devo anche dire però che il governo di centrodestra del 2001, dal 2001 al 2006, una devolution cosiddetta, venne chiamata quella riforma costituzionale che diminuiva i parlamentari, che assegnava alla Camera un preciso mandato e al Senato un altro, era il Senato delle Regioni, il famoso Senato delle Regioni, che dava più potere al Presidente del Consiglio, che gli permetteva di scegliersi i ministri, nominarli e revocarli qualora, cioè una macchina di riforma costituzionale, sì, perdonami, era partita, poi è stata bocciata dagli italiani, non volevo sostenerla neanche chi l'ha approvata. Ma mi lasci finire. Hanno fatto il referendum sull'anti-centrodestra che fino a quel momento il popolo italiano ha bocciato quella riforma che, col senno di poi, lo dico con molta autocritica, conteneva talmente tanti argomenti che su alcuni dei quali alcuni italiani erano d'accordo, su altri argomenti gli italiani non erano d'accordo, alla fine la campagna politica e non costituzionale ha bocciato un referendum. Ora, le responsabilità, caro Frigo, sono del centrodestra e del centrosinistra. Oggi, legge elettorale, possibilmente entro la primavera, per poter andare alle elezioni politiche in primavera, scegliendosi i parlamentari, scegliendo una maggioranza politica che abbia la facoltà di affrontare il tema delle riforme vere, perché ai forconi e a Grillo non ci credono neanche gli italiani, al di là del clamore che certa stampa gli dà, ma sono convinto che nemmeno gli italiani ci credono. Allora, andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, mi raccomando, state con noi perché poi riprendiamo da Antonio Cancian, di nuovo da Frigo, insomma da tutti i nostri ospiti, e continuate a mandare i vostri sms. Grazie, ci vediamo tra pochissimo.